Ex Ilva si mobilita anche l'indotto dei servizi in appalto che ruota intorno agli stabilimenti ArcelorMittal di tutta Italia contro i 6.300 esuberi ipotizzati dal colosso indiano al tavolo con le confederazioni sindacali CGL, CISL, UIL e le federazioni di categoria del comparto metalmeccanico. Il taglio dei posti di lavoro e della produzione dell'acciaio si ripercuote inevitabilmente nel sistema dei servizi esternalizzati, dove complessivamente operano 6.000 addetti nel settore delle pulizie industriali, della ristorazione e della vigilanza, circa 5.000 solo nello stabilimento tarantino, oltre alle centinaia di addetti impiegati nelle attività esternalizzate, riferite ai comparti alberghiero, distribuzione commerciale e lavanderie, riconducibili ai servizi funzionali all'impresa. I sindacati di categoria, Filcams CGL, Fisascat CISL, UIL Tux e UIL Trasporti, successivamente alla mobilitazione indetta da FIOM CGL, FIM CISL e UILM, hanno proclamato per martedì 10 dicembre 24 ore di sciopero di tutto l'indotto dei servizi in appalto, con una manifestazione a Roma che confluirà nella iniziativa unitaria CGL CISL UIL già programmata in piazza Santi Apostoli, con al centro la situazione delle crisi industriali. I sindacati esprimono grande preoccupazione sul piano industriale presentato da ArcelorMittal ad appena un anno dall'insediamento e dalla stipula del contratto di affitto per la gestione dell'impianto siderurgico. Filcams, Fisascat, UIL Tux e UIL Trasporti stigmatizzano l'ipotesi del taglio di 6.300 posti di lavoro e il taglio della produzione dell'acciaio, che coinvolge direttamente anche i lavoratori degli appalti, già interessati a partire da questa estate dalla perdita di numerosi posti di lavoro e dalla drastica riduzione delle ore di lavoro prestato e delle retribuzioni. Per i sindacati è assolutamente prioritario lavorare congiuntamente per la realizzazione di una fabbrica ecosostenibile in Italia, che assicuri una prospettiva di serenità futura e garanzie in termini di sicurezza e sanità alle migliaia di lavoratori e lavoratrici che quotidianamente entrano negli stabilimenti ArcelorMittal di tutta Italia, molto spesso per uno stipendio al limite della sopravvivenza. Non siamo disponibili ad iniziare un confronto su un nuovo progetto industriale che appare chiaro. Sul tavolo ci sono complessivamente 6.300 esuberi tra nuovi e vecchi. Così la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, ha commentato il nuovo piano per l'ex Ilva, presentato dall'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ribadendo che se invece l'azienda confermasse il piano industriale di un anno fa, il sindacato non si tirerà indietro dal confronto. La sindacalista ha infine espresso un auspicio che finalmente si ritorni a parlare di siderurgia in Italia, in modo particolare di Ilva, come di una leva importante per la crescita del paese. Lavoro domestico: sono oltre 2 milioni i lavoratori del comparto dei servizi in Italia, ma cala il numero dei lavoratori regolari, ad oggi circa 859.000, del 12,9% dal 2009, mentre il lavoro nero e sommerso nel settore continua a crescere, con circa 1,2 milioni di addetti stimati con un rapporto di lavoro irregolare. Sono 1,5 milioni le famiglie in cui prestano servizio, consentendo allo Stato di risparmiare 10 miliardi per l'assistenza agli anziani. Sono questi i dati del rapporto annuale del lavoro domestico 2019, presentato dall'Associazione Imprenditoriale Domina, in collaborazione con la Fondazione Leone Moressa. Per la segretaria nazionale della Fisascat, Aurora Blanca, il contratto nazionale di settore, per il quale sta proseguendo a ritmo serrato e costruttivo il confronto per il rinnovo, vuole essere lo strumento principe per il contrasto al lavoro nero e grigio. La sindacalista ha sottolineato la mancanza di un'azione di sostegno da parte dello Stato, atta a non addossare tutti i costi solo ed unicamente alle famiglie, suggerendo di mettere a sistema le fragilità, valorizzandole con azioni programmate e verificabili di welfare. Per Blanca necessita una politica equa e responsabile, con obiettivi e priorità strutturate, dove la compartecipazione dello Stato, dei privati e delle aziende deve traghettare la società verso il vero senso di appartenenza e fratellanza che dovrebbe caratterizzare ciascun cittadino, in cui nessuno possa o debba sentirsi solo. Il tavolo tra i sindacati di categoria, Filcams CGL, Fisascat CISL UIL Tux e le associazioni imprenditoriali di settore Fidaldo e Domina per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto nel 2016, è aggiornato al 19 dicembre.
Settore ortofrutticolo ed agrumario al via la trattativa di rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scadenza il 31 dicembre 2019. Aumento salariale, assetti contrattuali e diritti sindacali, welfare contrattuale, salute e sicurezza, mercato del lavoro, sistema di classificazione, formazione professionale, contrasto alla violenza di genere, banca delle ore solidali, i punti cardine della piattaforma unitaria presentata all'Associazione Imprenditoriale Fruit Imprese, dai sindacati di categoria Fly CGL, Fisascat, CISL e Wiltux. Fruit Imprese ha lamentato il fatto che l'andamento settoriale, sia relativo alla componente export che a quella import del mercato di riferimento, registri da qualche tempo una tendenza involutiva. Il negoziato è aggiornato al 23 gennaio e all'11 febbraio presso la sede Confcommercio di Cesena. Ex Mercatone 1 è tornata nuovamente al Ministero dello Sviluppo Economico l'avvertenza dei lavoratori attualmente in cassa integrazione a zero ore da fine maggio 2019. All'incontro partecipato dai rappresentanti del Dicastero, dai rappresentanti delle 14 regioni dove hanno sede i negozi e dai sindacati di categoria CGL, CISL e UIL, i tre commissari dell'amministrazione straordinaria hanno comunicato che rispetto allo stato di avanzamento della procedura di cessione risultano essere pervenute 14 manifestazioni di interesse afferenti solo 44 punti vendita del perimetro aziendale del gruppo Mercatone 1 NAS e che le stesse prevedono il riassorbimento parziale degli attuali livelli occupazionali. Le manifestazioni non propriamente conformi al regolamento di vendita sarebbero allo stato ancora oggetto di valutazione, approfondimento e interlocuzione con i soggetti interessati, finalizzate ad un miglioramento delle stesse. Al momento i commissari hanno comunicato che non sono pervenute offerte per 8 punti vendita: Crevola, Dossola, Caltignana, Serravalle Scrivia, Villafranca d'Asti, Castegnato, Verdello, Capena e Bari, e che sono in attesa di un riscontro da parte della CVE, proprietaria di alcune delle superfici interessate dalla cessione, sulle quali è ancora pendente un sequestro. A fronte di tutto ciò, la triade commissariale ha precisato che presenterà richiesta di proroga del proprio mandato, ora prevista al 31 dicembre 2019. La Fisascat CISL presenta al tavolo con la segretaria nazionale Aurora Blanca, ha espresso forte preoccupazione sulla mancanza di dettagli in merito al settore merceologico nel quale operano i potenziali acquirenti, sulla tempistica occorrente per avere un quadro di riferimento più definito a fronte del fatto che le licenze sono al momento sospese, certezza della solidità economica e finanziaria dei potenziali acquirenti e sugli effetti occupazionali strettamente connessi alle manifestazioni di interesse che diventeranno vincolanti. Se la procedura concorsuale messa in campo dal MISE di tipo conservativo e l'interesse prioritario al quale tutti intendono concorrere questo, la Fisascat è disponibile ad interagire e sottoscrivere con tutti gli attori qualsiasi accordo vincolante che vada in questa direzione, ha dichiarato la sindacalista, sottolineando l'urgenza di stipulare accordi nazionali e territoriali finalizzati a definire clausole sociali atte a salvaguardare l'occupazione e a non disperdere le competenze. Unicoop Tirreno prosegue la trattativa di rinnovo del contratto integrativo aziendale applicato ai 5.000 dipendenti della cooperativa di consumatori del consorzio Coop. Sul tavolo il sistema delle relazioni sindacali e l'orario di lavoro. I sindacati hanno stigmatizzato la proposta aziendale che non prevede nessun ruolo negoziale del livello decentrato a livello di singola unità produttiva, rilanciando i contenuti della piattaforma unitaria che prevede espressamente la fase negoziale decentrata, ed hanno espresso forti perplessità sulla mancanza di un confronto di merito in tema di organizzazione e orario di lavoro, anche considerato l'approccio dell'impresa, teso unicamente a dilatare i tempi del negoziato. I sindacati, consapevoli delle difficoltà del confronto, partito tutto in salita, hanno richiesto ed ottenuto un fitto calendario di incontri. Le trattative riprenderanno il 30 gennaio 2020, per poi proseguire il 5 e il 19 febbraio, il 4 e il 18 marzo e l'8 maggio. Per il segretario nazionale della Fisascat, Vincenzo Dell'Orefice, la situazione certamente non semplice in cui si dibatte Unicoop Tirreno dovrebbe indurre le parti a ricercare un equilibrio condiviso e non penalizzante per le lavoratrici e i lavoratori in tempi ragionevoli. Il sindacalista ha stigmatizzato l'andamento del negoziato che, ha dichiarato, mortifica le parti coinvolte e rischia di sminuire il responsabile lavoro di quanti ritengono che la contrattazione integrativa aziendale possa costituire un forte fattore propulsivo per dare risposte apprezzabili sia alla cooperativa che ai propri dipendenti.
In Veneto, a Verona, più tutele per le 30 traghe smutter professionista, le cosiddette mamme di giorno, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico e inserite nel relativo albo. Grazie all'accordo territoriale, il primo del genere in Italia, raggiunto dalla Felsa CISL Veneto e dalle associazioni di riferimento Domus Traghe Smutter, sono garantite infatti tutele superiori a quelle previste dal contratto di collaborazione continuativa applicato, a cominciare dagli incrementi retributivi progressivi e dal rafforzamento del trattamento di malattia e infortuni, e sul recesso dal contratto, sostegno anche alla genitorialità con il riconoscimento del trattamento di maternità pari all'80% del compenso erogato dal committente alle collaboratrici escluse dal beneficio dell'indennità INPS o gestione separata per mancanza di requisiti. Non solo assistenza sanitaria integrativa, il welfare si arricchisce con la previdenza complementare su base volontaria grazie al Fondo Solidarietà Veneto, che offrirà alle lavoratrici condizioni economiche vantaggiose. E ancora, l'accordo prevede uno sportello CISL dedicato su formazione e orientamento alla professione. Grande soddisfazione è stata espressa dal segretario generale della Felsa CISL Veneto, Emiliano Galati, per aver raggiunto il primo accordo territoriale che alza l'asticella dei diritti per le collaboratrici Traghe Smutter, alle quali vengono garantite prestazioni di welfare, dall'assistenza sanitaria integrativa alla previdenza complementare, oltre ad uno sportello ad hoc per l'orientamento del bilancio di competenze sulle politiche attive del lavoro. Dialogo sociale nelle libere professioni. Nell'aula Aldo Moro del Parlamento europeo a Bruxelles si è tenuta la conferenza finale del progetto europeo promosso in Italia dai sindacati di categoria Filcams CGL, Fisascat CISL Wiltux e dall'associazione imprenditoriale Confprofessioni. Avviato 2 anni fa, il progetto ha coinvolto le rappresentanze dei dipendenti e dei datori di lavoro delle libere professioni di Italia, Malta, Belgio e Francia. L'importanza dello sviluppo del dialogo sociale in questo settore nell'ambito dello sviluppo del pilastro dei diritti sociali in Europa è stato ben delineato dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che ha partecipato ai lavori. Senza il dialogo sociale non c'è un vero sviluppo, abbiamo bisogno del sindacato per rafforzare il modello sociale, ha dichiarato Sassoli, sottolineando che l'Europa ha uno straordinario punto di vista: mettere al centro le persone. Abbiamo bisogno di un'Europa più forte per affrontare le sfide globali e il dialogo sociale arricchisce le nostre iniziative, ha poi evidenziato il presidente Sassoli, ricordando che si apre una stagione in cui le istituzioni europee saranno impegnate nel quadro pluriennale finanziario, con la programmazione di spesa per i prossimi 7 anni per la costruzione di un'Europa unita e coesa. Tra i relatori, rappresentanza della Fisascat CISL, il funzionario nazionale Dario Campeotto. Da tempo sosteniamo che il sistema delle professioni è fondamentale per il buon funzionamento delle relazioni tra istituzioni, imprese, lavoratori e cittadini. Il sindacalista ha poi illustrato l'esempio della bilateralità di settore creata in Italia, che dimostra come la mutua solidarietà crei valore, riconoscendosi ogni attore in un valore comune di appartenenza. Alla conferenza finale ha preso parte anche la segretaria nazionale della Fisascat, Aurora Blanca. Oxel CISL. Nel panorama delle relazioni sindacali è tornata a svolgersi una contrattazione più strutturata e meno episodica rispetto agli anni della crisi. Il 54% degli accordi sono rinnovi di contratti precedenti, il 19% sono accordi integrativi degli stessi. La contrattazione di secondo livello si estende e sviluppa ad altri settori, oltre al metalmeccanico con il 31%, al commercio con il 10%, servizi 13%, trasporti 11%. Lo indicano i dati del quinto rapporto Oxel, l'osservatorio contrattazione di secondo livello curato dalla CISL, che raccoglie ed analizza 2.182 accordi aziendali negoziati negli anni 2017-2018 in 1.363 aziende che occupano circa 928.000 lavoratori. Il rapporto evidenzia il deciso squilibrio territoriale che vede la contrattazione aziendale diffusa nel nord per il 55% del totale e nel centro con il 20%, mentre è scarsa la diffusione nel sud del paese, dove è presente per il 2%. Il valore medio dei premi di risultato ammonta a 1.534 euro. Secondo il rapporto, salario e welfare sono i temi più vivaci e in crescita, mentre calano fortemente gli accordi legati a situazioni di crisi. In tema di orari di lavoro, il 22% degli accordi relativi si occupano della distribuzione oraria, mentre spicca anche il fatto che in tema di flessibilità la stessa viene negoziata sia relativamente alle esigenze produttive, ma sempre più anche verso le flessibilità richieste dai lavoratori. Anche in tema di
di formazione, mercato del lavoro, partecipazione, ambiente e sicurezza, la contrattazione aziendale non cerca semplicemente di replicare adempimenti di legge, ma di caratterizzarsi verso misure nuove che aumentino il grado di coinvolgimento e responsabilità delle rappresentanze sindacali e del sindacato in azienda. Presentando il rapporto, il segretario generale aggiunto della CISL, Luigi Sbarra, ha osservato: i dati restituiscono alla CISL e a tutte le parti sociali una contrattazione aziendale evolutiva nella forma e nei contenuti, dinamica, costruttiva, di soluzioni e di tutele sempre più ricche. Ma la contrattazione aziendale, per sviluppare tutte le sue potenzialità, ha sottolineato il sindacalista, ha bisogno di sostegno sia di natura fiscale che di normativa di legge non invasiva, valore erga omnes dei contratti, sostegno alla conclusione della misurazione della rappresentanza, sostegno alla partecipazione. Nelle sue conclusioni, la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, ha poi sottolineato che il salario minimo per legge non è la strada giusta per risolvere il tema del lavoro povero, sfruttato e sottopagato, e che in questi ultimi anni si è sviluppato nel nostro paese, e che invece la contrattazione è lo strumento più adeguato per combattere anche il lavoro povero. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. Sei un lavoratore stagionale del turismo? Se hai perso il lavoro o sei nello stato di disoccupazione involontaria e puoi far valere negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, hai diritto alla NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego in vigore dal 1 maggio 2015. Il termine per la presentazione è di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o del periodo di maternità o di malattia e infortunio, qualora questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato. La Fisascat CISL ti aspetta in tutta Italia per aiutarti a compilare e presentare in modo veloce e semplice la tua domanda di disoccupazione. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel commercio, turismo e servizi.